Ragazzi, bentornati. Ho ancora nel palato e nella testa quella Iron Meat. Ve la ricordate quella costata che abbiamo fatto e che arrivava dall'angolo della carne di Livorno? Non so se le ricordate. Vabbè, allora andatevi a rivedere il video. Intanto io vi ricordo che come sempre potete tranquillamente iscrivervi al canale e vi ricordo anche che l'angolo della carne di Livorno che cosa fa? Vi propone tagli da tutto il mondo. Abbiamo visto che Daniele Rastrelli, a partire dal 2011, ha iniziato a ragionare su tecniche di allevamento, scelta delle razze, quanti giorni di frollatura possono essere ideali per un pezzo di carne e ha anche valutato insieme a tutto il proprio team che cosa scegliere a livello di partner. Le ribs, ma di maiale anche. Però noi oggi facciamo le beef ribs e quando parliamo di beef ribs parliamo di Angus America, quindi parliamo di una tradizione che parla soltanto di una ricetta con olio, sale e pepe. Banalissimo. Banalissimo no, perché comunque c'è un grandissimo carico di gusto, però sicuramente rispetto a quelle chiavi di vestizione rub, oggi andiamo un pochino più sul semplice. Che cosa sono le beef ribs? Nel nostro caso sono la parte centrale delle prime coste, quindi la parte più marezzata, più saporita, con più collagene. E quando parliamo di collagene parliamo di qualcosa che dobbiamo far sciogliere. Sopra i 70 inizia a sciogliersi e poi anche quando riposa, quindi quando scende, fino a 70 continua a sciogliersi. Il che suggerisce che cosa? Suggerisce una cottura lunga. Quando parliamo di cottura lunga parliamo di cottura indiretta, quindi senza che la fonte di calore arrivi direttamente sulla nostra preparazione. Quindi parliamo di una cottura che faremo con il nostro Big Green Egg, taglia L, senza BBQ Lab Edition, cioè senza quel setup che mi consente di fare sia cottura indiretta sia cottura diretta, ma semplicemente useremo il convector, cioè quel grande inserto di ceramica che mi consente di tagliare la potenza del carbone. Quindi cottura indiretta a bassa temperatura o comunque relativamente bassa, perché siamo intorno ai 110-120 più o meno in questo momento sul nostro Big Green Egg. E allora andiamo a vederci però questa carne che può arrivare direttamente a voi dall'angolo della carne in 24-48 ore se siete in una delle 90 città più grandi d'Italia, in 72 ore se siete in un paese, come sempre spedizione gratuita se andate sopra i 130 euro, mentre parliamo di più o meno 13-16 euro di spedizione a seconda che vi troviate in una città, un paese oppure sulle isole. Arriva con un corriere refrigerato, quindi voi andate sereni. Quando potete ordinare? Sempre. Quando viene spedita? Da lunedì a giovedì. Quindi fatevi bene i vostri conti per sapere quando ordinare e anche ovviamente quando riceverete la carne. Noi che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo quello che facciamo sempre. Stiamo tamponando la nostra preparazione, alla quale non faremo appunto niente di particolare. Perché? Perché è già pronta così per andare tranquillamente in griglia. Magari togliamo la nostra pleura, anzi lo faremo sicuramente. Poi giro di olio, giro di sale, giro di pepe e via dentro il nostro Big Green Egg. Allora, che cosa abbiamo fatto? Nelle ultime 3 ore abbiamo passato un po' di tempo a continuare a tenere bello irrorato il nostro giro di costine di manzo con delle piccole nebulizzazioni di aceto di mele ed è l'unica divagazione che ci siamo permessi rispetto alla ricetta che dice olio, pepe e sale e niente di più. Siamo andati avanti per oltre 4 ore e mezza, non abbiamo fatto alcuna parte di foil, non abbiamo messo ulteriori elementi liquidi per cercare di mantenere le nostre costine belle umide, chissà come saranno venute, ce lo chiediamo un po' tutti. Allora anzitutto vediamole. Vedete come si è ritratta dall'osso la carne, che è diventata così. Il Big Green Egg è sempre rimasto in un lasso di temperatura compreso fra i 140 e i 150 gradi, estremamente preciso, grazie al lavoro che abbiamo portato a termine sulle ventole di entrata e le ventole di uscita. Dopo l'accensione del carbone abbiamo tenuto tutto praticamente chiuso, quasi totalmente, utilizzando il convector per riuscire a gestirci molto bene la temperatura senza che avessi degli shock termici, proprio perché in questo caso non avevo bisogno di passare da una cottura indiretta a una cottura diretta, ma semplicemente di gestirmi la temperatura per ore e ore. È bastato un bel carico di carbone e semplicemente quello, dopo l'accensione, è servito per mantenere la temperatura costante una volta trovato il mix giusto tra vent in e vent out.
le nostre beef ribs. Mi dispiace quasi tagliarle, perché sono veramente esagerate, belle da vedere. Chissà quanto saranno diventate cedevoli, perché una cottura del genere l'ho fatta soltanto con le costine di maiale, ma con le beef ribs no. Ho comunque un bel bar che lo sentite probabilmente sotto il picchiettare del mio coltello, ma adesso senza ulteriori indugi. Andiamo a tagliare. E guardate come sono succose, cotte, e guardate il giro di affumicatura, lo smoke ring rosso che abbiamo ottenuto grazie all'utilizzo del quebracho blanco di EcoTrade, per cui il toro che anche questa volta nella pezzatura media mi ha dato le giuste performance ed esattamente quello che mi aspettavo, cioè una prestazione esagerata. Molto succosa, qualcosa mi direbbe che sarebbe opportuno assaggiare. La carne è molto cedevole, in tutta onestà, e il gusto è quello tutto sommato basico, no? Dell'olio, del pepe e del sale. Io ovviamente mi sono dimenticato che le ossa comunque conducono il calore, quindi mi libero perché mi stavo veramente bruciando. Ragazzi, se volete provare queste beef ribs pazzesche di Angolo della Carne, sapete esattamente cosa fare. Trovate qui sotto tutti i riferimenti del caso e utilizzando il codice BBCOOL10 potete contare sul 10% di sconto su tutto il vostro carrello. Un'opera d'arte le definirebbe qualcuno, uno spreco le definirebbe qualcun altro, sicuramente però non noi. In chiusura trovate qui sotto anche tutti i nostri riferimenti, campanella per iscrivervi, oppure qui sotto un bel link per gustarvi un altro video. Noi ragazzi per oggi abbiamo finito, quindi ci togliamo i guanti, facciamo respirare la pelle e andiamo a mangiare le nostre beef ribs. Ragazzi, un grandissimo abbraccio, alla prossima.